Morrovalle, un caratteristico vecchio paese marchigiano sulle colline che costeggiano la valle del Chienti. Seguo le indicazioni del vigile per andare a trovare Don Eugenio, fra i presepi che ha raccolto con l'aiuto di vari amici del paese sotto le suggestive volte di un antico convento. Lo incontro e appena lo incontro, subito mi viene naturale di chiedergli che cosa rappresenta per lui il presepe. Il punto centrale della storia per cui noi abbiamo diviso la storia prima di Cristo e dopo di Cristo, il momento essenziale della storia di tutta l'umanità. E che a Morrovalle sia nata questa iniziativa, che cosa significa? Significa che un gruppo di appassionati si sono ritrovati insieme, hanno lavorato e lavorano per portare avanti questo discorso. La musica di sottofondo che di solito allieta le visite al Museo del Presepe è quella che sentite adesso. Sono musiche antiche di Corelli e Matteson, eseguite apposta da Jesper Christensen, un clavicembalista danese che trascorre parte del suo tempo a Morrovalle. Qui c'è davvero una raccolta straordinaria che viene dai paesi cristiani d'Europa, da quelli del Medio Oriente, dall'Africa, dal Centro e Sud America, dall'Estremo Oriente. C'è anche la Cina, c'è l'Australia con le isole del Pacifico. È come se in questi antichi sotterranei si fosse data appuntamento l'anima cristiana di tutto il mondo. Si tratta certo di qualcosa che ha un particolare valore per l'intero paese di Morrovalle. Per Morrovalle rappresenta molto, innanzitutto perché è l'unico spazio come bene culturale. Un bene culturale privato, però in un momento in cui bisogna, secondo me, ridefinire il rapporto tra pubblico e privato per i beni culturali, questo museo è centrale. Ha una valenza religiosa importantissima, ha una valenza internazionale. I pezzi che il museo ospita sono circa 500 e provengono da tutte le nazioni, quindi è un pezzo di mondo a Morrovalle. I materiali sono poi tra i più disparati e straordinari, dalla tradizionale cartapesta alle resine, dalle porcellane al gesso, alla ceramica, al legno, al ferro, al rame, al peltro, all'avorio, al vetro. E ancora dalla carta di riso alla stoffa, fino all'immancabile plastica che affligge i nostri giorni. C'è anche chi si fa ispirare alla creatività dall'atmosfera coinvolgente dei presepi. Qual è la sua attività normale? Normalmente gestisco un'attività, cioè un negozio, cioè una cartolibreria.
Invece è l'autore di questo presepe che vediamo accanto a lei, ce lo descrive un attimo. Sì, esatto, cioè questa è una delle di alcune mie creazioni. Le figure sono in cuoio, un materiale abbastanza strano che io ho iniziato a lavorare tanto tempo fa. A forza di tenerli in mano ho lavorato in fabbrica, ho lavorato in cuoio, cioè ho tagliato questo materiale e da lì è venuta fuori, diciamo, la passione di lavorarlo. Ho provato a dare a questa a cuoio, a dare una forma. Presepe è una delle massime espressioni di poesia del cristianesimo. Qui la poesia ti entra dentro e ritorni bambino, attonito davanti alle figure come se fossero vive. Scuote solo la curiosità per certe cose particolari, per esempio questo presepe di lana sudamericana. Vicino a questo raffinatissimo cammeo. E poi questo videorama con le storie della Genesi imprigionate in uno schermo televisivo. E che dire di questo claustrofobico presepe racchiuso in una lampadina? O di questo presepe d'oro incastonato nel quarzo? Infine, poesia per poesia, mi lascio affascinare da questo presepe costruito assecondando i rami consunti di un legno sbattuto dall'onda sulla battigia. Si sentono ancora il profumo e il rumore del mare.